Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi, come potete vedere alle mie spalle, ho uno sfondo decisamente diverso e decisamente molto più bello di quello che ho di solito, perché alle mie spalle c'è il lago di Iseo. Purtroppo c'è molta foschia, quindi si vede male, non si vede benissimo, però forse qualcosa riuscite a intravedere. Io sono venuta qua a fare un pochino di trekking, sono venuta a fare una gita, in questo momento sono praticamente in cima a un monte e volevo fare questo video perché mi è venuto in mente che sul lago di Iseo aleggia una leggenda particolare, che è quella del giorno della matta. La matta sarebbe praticamente una strega che sembra che ogni anno, il 14 di luglio, tiri per le gambe le persone che stanno facendo il bagno nel lago e le trascini verso gli abissi. Però la cosa particolare è che ogni anno, il 14 luglio, le acque del lago si inscuriscono e ci sono state veramente delle morti per annegamento. Quindi è questa un po' la cosa misteriosa. Quel giorno alcune delle persone che fanno il bagno, hanno davvero degli incidenti nelle acque del lago e alcune addirittura sono morte per annegamento. In più c'è questa cosa dell'acqua che diventa più scura e quindi questo ovviamente alimenta ancora di più la fantasia e sostiene ancora di più questo tipo di leggenda. Ovviamente è solo una leggenda, però siccome sono qui davanti al lago, ho pensato di fare questo video veramente brevissimo per raccontarvela e per rendervi partecipi anche della mia giornata, dello sfondo che ho in questo momento alle spalle, perché comunque il lago di Iseo è veramente molto affascinante, e quindi ho pensato appunto di mandarvi un saluto e di fare un breve cenno a questa leggenda. Io vi invito come al solito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like se il video vi è piaciuto, mettete un like anche per lo sfondo del lago di Iseo che anche se si vede poco vi assicuro che è meraviglioso. Vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.